Visto la grande sfiducia che aleggia intorno a Scarlatto e Violetto, oggi ragazzi vi faccio questo video per convincervi del fatto che in realtà Scarlatto e Violetto sarà un'espansione incredibile. E per avvalorare le mie tesi vi elencherò alcuni punti forti che vedranno protagonista questa espansione. E forse a molti sono sfuggiti. Ciao ragazzi, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Prima di cominciare con questo video, mi raccomando, io vi invito come al solito a lasciare un bel like di supporto e se vi va o se vi piacerà il contenuto in generale, vi invito a lasciarmi anche l'iscrizione. Grazie mille. Questi passaggi supportano veramente tantissimo il mio lavoro qui sul canale. E logicamente sono apprezzati anche eventuali commenti. Quindi, sunto del discorso, oggi voglio farvi apprezzare ai massimi livelli Scarlatto e Violetto, perché a parer mio non è finita. Per tanti è già un'espansione da scartare a prescindere, ma non sarà così per vari punti che tra poco andrò ad elencarvi e che secondo me sono veramente importanti. Allora, innanzitutto iniziamo dal fatto che ci hanno spoilerato l'olografia delle prossime carte. Pochi giorni fa, infatti, Leonard e Pokerev hanno sbustato in grande anteprima le collezioni di Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, cosa che io francamente trovo insopportabile, visto che tutti dovrebbero aspettare il fatto che esca il prodotto o al massimo sbustarlo qualche giorno in anticipo, loro invece lo mesi e mesi prima. Vabbè, questo è per colpa della Pokémon Company, ma con questo paragrafo apriamo un baratro incredibile che non voglio fare in questo momento perché sennò mi arrabbierei come una faina. Detto ciò, grazie ai loro unboxing possiamo vedere come saranno le nuove olografiche, che sono praticamente identiche a quelle giapponesi. Infatti l'olografia è stata trasmessa anche sui bordi, che sì, sono grigi ma hanno la parte olografica. E ricollegandomi a questo fattore, iniziamo col primo punto forte dell'espansione Scarlatto e Violetto. Se la Pokémon Company sta emulando in tutto e per tutto le carte in versione giapponese, io, d'altro canto, mi aspetto che rispettino proprio tutto tutto, quindi inevitabilmente anche la qualità delle carte, che molto probabilmente sarà molto simile a quelle Japan. Quindi teoricamente il primo punto forte di Scarlatto e Violetto sarà la qualità, che potrebbe, fra molte virgolette ragazzi, prendete con le pinze quello che sto dicendo, giustificare l'aumento dei prezzi, anche se non è proprio così. Aumento dei prezzi che sì, è stato confermato, ma ancora non si sa di quanto. Speriamo non vada troppo ad incidere il prezzo che abbiamo in questo momento, o che magari includerà soltanto alcuni prodotti e non il pacchetto singolo. Speriamo, incrociamo le dita, anche se dubito che sarà così. Perciò se le carte iniziano ad essere perfette come quelle Jap, ha già una valenza in più collezionare Scarlatto e Violetto. Spoilerate le olografiche, abbiamo anche spoilerate le EX, la loro olografia e la loro grafica in generale, perché guardare le immagini tramite un sito non fa mai capire realmente come saranno queste carte. In questo caso sempre buon Leonard ha tirato fuori le jumbo di Coraidon EX e di Miraidon EX, che io trovo abbastanza carine, non sono per niente male. Come potete notare, l'olografia è totalmente diversa dalle vecchie V, infatti abbiamo un sacco di glitter e pattern olografico su quasi tutta la carta. A mio modesto parere non dispiace assolutamente, sono davvero molto carine, ma la cosa che mi ha colpito di più sinceramente è vedere che comunque la parte, la figura del Pokémon è quasi totalmente visibile, come se fosse una full art. Infatti se notate bene, la parte in cui ci sono le scritte degli attacchi o comunque il range di danno degli attacchi, possiamo vedere quasi del tutto la figura del Pokémon, cosa davvero molto interessante. Dal vivo probabilmente si vedono ancora meglio, quindi sembrerà di avere fra le mani una full art, una specie di full art, cosa che io apprezzo realmente tanto. Non so come la pensiate voi, ma carte così EX glitterate in questa maniera e quasi full art mi ispirano molta fiducia. Quindi questo è il secondo punto che io metterei come punto di forza su Scarlatto e Violetto e sulle prossime espansioni anche. Comunque avremo più certezze il 20 di gennaio, quando ufficialmente uscirà il set di Scarlatto e Violetto in lingua giapponese. La cosa che mi manda tremendamente in hype è che le carte in giapponese sono addirittura ancora più belle, e qua da queste immagini riusciamo a vedere ancora forse leggermente meglio che il Pokémon
e quasi totalmente full art. Un'altra cosa, il terzo punto che vado ad elencarvi per rafforzare il set di scalato violetto è che non abbiamo ancora visto le eventuali full art. Avremo per fortuna qualche anticipazione qualche giorno prima il 20, quindi si parlerà fra il 17, il 18, il 19 e se non addirittura qualche giorno prima avremo finalmente spoilerate le prossime fuoriserie per quanto riguarda la lingua Jap e le prossime full art del set in lingua italiana barra inglese. Sono sicuro al 99% ragazzi che in mezzo alle full art avremo anche le alternative. È un'idea che io non mi sono mai tolto dalla testa perché la Pokémon Company non può abbandonare un concetto del genere. Stavo pensando al fatto che vedremo delle carte davvero spettacolari in versione alternativa di Miraidon, Coraidon. Io in questo momento non riesco a immaginarmele, probabilmente saranno delle carte incredibili. E già solo a pensare a questi tre punti di forza mi viene assolutamente una voglia incredibile di comprarmi il nuovo set in arrivo. Inizio ad apprezzare ogni giorno di più queste versioni EX che inizialmente non vi dicevano nulla, ma che in questo momento iniziano realmente a dirmi qualcosa. Poi ripeto, averle fra le mani secondo me sarà tutt'altro paio di maniche e apprezzeremo ancora di più questo nuovo set in arrivo. Logicamente, come a tanti di voi, anche a me fa un po' storcere il naso che ci siano degli aumenti per quanto riguarda il costo, eventualmente magari dei pacchetti, o speriamo soltanto di alcune collezioni. Però, se ci pensate bene, se la qualità andasse a giovarne in prospettiva a quelle giapponesi, alle carte giapponesi, a quel punto sarei anche contento di pagare un pelino di più, ma di avere veramente delle carte fatte bene, senza puntini bianchi e magari centrate. Quindi pensatela in questo modo, di sbustare il vostro pacchetto di scarlatto e violetto, tirare fuori le carte, trovare una EX magari molto bella o addirittura un'alternativa ben centrata senza puntini bianchi e che vi rechi soddisfazione nel sbustare realmente qualcosa di bello. Vedremo di conseguenza anche moltissime carte BGS, PSA di lingua italiana o magari anche in lingua inglese con dei voti alti, simili a quelle delle versioni giapponesi. Per giustificare realmente l'aumento dei prezzi, la Pokémon Company deve agire per forza in questa maniera, ovvero ottima qualità sulle carte e soprattutto nuove alternative. Niente ragazzi, spero di avervi convinto in qualche maniera a comprare ugualmente Scarlatto e Violetto e di sbustarlo eventualmente già dal 20 gennaio quando uscirà in lingua giapponese, ma secondo me avrà un ottimo successo soprattutto per le full art in arrivo. Prima di concludere questo video mi raccomando ragazzi, sì, come al solito vi invito a lasciare un bel like di supporto se vi va, l'iscrizione è totalmente gratuita e un commentino qui sotto aiuterebbe tantissimo. Fatemi sapere la vostra per quanto riguarda questa nuova era. Io signori vi saluto, però prima di lasciarci probabilmente potrebbero interessarvi anche questi contenuti qua. Ciao!